Benvenuto in scelta del prodotto. In questo video discutiamo del migliori pompe irroratrici. Ho fatto questa lista sulla base della mia ricerca personale e opinione, e ho cercato di registrarlo in base al suo prezzo, qualità, durata e altro ancora. Se vuoi vedere il prezzo e saperne di più su questo prodotto, puoi cliccare il link qui sotto nella descrizione qui sotto. Al quinto posto, abbiamo l'atomizzatore a zaino. Un creatore di base da utilizzare ma molto efficiente e in grado di svolgere il suo compito nel miglior modo possibile. È apprezzato per l'opportunità di lavorare con fluidi e anche polveri. Atomizza, quindi è molto più efficace di un nebulizzatore. L'acqua o il fluido erbicida scende per pressione verticale dal contenitore alla punta della lancia in cui si trova il getto d'aria efficace. Al numero 4, abbiamo ProGarden Pompa. L'utilizzo di questa pompa consente di risparmiare molto tempo, come hanno menzionato diversi clienti soddisfatti. Il motivo di questa velocità è il funzionamento della batteria. A proposito, questo è stato elogiato per il suo periodo che va dalle 4 alle 6 ore in giro. Un ulteriore fattore che persuase numerosi ad acquisire questa pompa a spruzzo elettrico fu il costo. Se è tra i progetti più venduti, è assolutamente a causa del costo. Al terzo posto, abbiamo la Gloria Toucan 5 spruzzatore. Ci sono casi in cui hai bisogno di una piccola pompa spray perché forse hai poche piante di cui prenderti cura. Lo spruzzatore Toucan soddisfa questa domanda. Lo spruzzatore può essere comodamente ribaltato sulla spalla. Disperde il prodotto con un'eccellente uniformità e a grande distanza, quindi per quanto riguarda assicurarsi di fornire il composto anche nei punti più difficili. Il serbatoio di stoccaggio ha una capacità di 5 litri e una pressione di 3 bar. L'uso è molto semplice tanto che leggere le direzioni racchiuse è superfluo. Al numero 2, abbiamo il pompa a zaino elettrica. La pompa spruzzatrice a batteria stoccare per hobby, è la migliore per giardini vegetariani o piccole cantine e frutteti. Applica uno stress di 5 bar grazie al quale la sostanza viene efficacemente nebulizzata e distribuita con ottima armonia, evitando così sprechi. La batteria a litio ha una grande libertà, può beneficiare di 4 ore e i tempi di ricarica non sono lunghi. Lo sviluppo di alta qualità piace completamente insieme agli accessori che insieme a due lance. Infine, il numero 1 nella nostra lista, abbiamo il carrello di serbo. Questa pompa spruzzatrice arrotolata dipende da un motore da 31 cc ed è anche in grado di mettere in una sollecitazione di 25 bar. La gamma massima di spruzzi è di 8 metri ed è fornito un tubo di 30 metri. Buona lunghezza della lancia con i suoi 90 cm. Il contenitore ha una capacità di 50 litri. Il trasporto è conveniente in quanto il serbatoio si basa su 4 ruote o meglio, 2 ruote azionate pneumaticamente e anche 2 ruote di dimensioni molto più piccole. Come sempre, troverete tutti i link dei prodotti che abbiamo discusso in questo video giù nella descrizione qui sotto. Grazie per aver guardato il nostro video, si prega di come e condividere questo video, e non dimenticate di iscrivervi al nostro canale per i video futuri.